in Italia non esistono coppie che lavorano, che insegnano insieme. Cioè, cosa che a differenza dei Chapman in Inghilterra, delle Wilson o di altre coppie d'artisti, o Fisher & Vice, che hanno lavorato su, ci hanno insegnato in diversi posti. In Italia l'insegnamento è personale, cioè insegna uno. Non insegna. Tra l'altro anche burocraticamente è difficile fartelo riconoscere il fatto che appunto il lavoro sia in comune, di conseguenza. Cioè no, i titoli dello Stato. È difficile riconoscibilità. Ci piaceva l'idea che ci fosse una cattedra a Pantani su Raggi, anche perché coincide col fatto che nessuno più si vuole riconoscere nelle cattedre. Cioè, lo Stato dovrebbe esprimere il massimo della legalità, deve far finta di non. Deve separarsi. Cioè, insomma, comunque lo Stato autorizza il divorzio. La separazione. La separazione delle idee. Quando devi lavorare in accademia devi dichiarare che questa persona non lavora più con te. Allora a sto punto mi abbiamo detto, se un giorno Lia ritornerà a Firenze, io a Bologna, chissà in quale altro posto ci si incontra, cioè mettere la coppia d'artisti, perciò ritornare anche al vecchio sistema, assistente titolare. Perciò un amore, una forza, un rapporto, un amore che spinge, ma che comunque poi porta a costruire qualcosa di oggettivo. Condividere un progetto artistico vuol dire condividere proprio qualcosa di così, come dire, leggero, insomma, neanche qualcosa di non stabile. Cioè, se non è stabile un rapporto, figurati un connubio artistico quanto può morire. I materiali, cioè, materiali durano, hanno una durata, hanno un tempo, hanno una vita, hanno quella, cioè, lavora a diverse stratificazioni, come dicevo, e il materiale è una di queste. Sì. Non è che dura, il materiale dura poco, tu puoi vederlo come non vederlo. Quando facciamo un lavoro, la parte manuale, nel caso è necessario che ci sia, è forte. Cioè noi mettiamo in gioco anche mesi di lavoro che sì, finiscono in due ore, ecco perché il mandala che dicevi tu ha un senso. Ha un senso, infatti. Lo strato che su, cioè è uno strato più vivo, più vero, più forte è quello della memoria rispetto a quello della sostanza, dell'opera. Della fisicità immediata. Pensa cos'è l'arte contemporanea. Pensa all'arte contemporanea, cioè no, che cos'è? Cioè pensa a che il luogo, la collocazione, il punto. C'è tanta comunicazione falsata, c'è tanto voglia di relazionarsi in maniera però comunque non vera, ma non vera nel quanto non sincera, in quanto forse va ripristinato il tempo delle cose, cioè la sedimentazione, la capacità di pensarle, la voglia di occuparsene. Giocano col tempo, senza dubbio, come tutte le opere. Cioè la durata non è tanto l'aspetto materiale della cosa, insomma, la durata è qualcos'altro del lavoro. Esiste la distruzione materiale, se vuoi, però esiste tutta una serie di altre cose che si sedimentano e hanno un tempo diverso. Se ne partecipi di un qualcosa, come si diceva, anche l'aspetto di un'azione, se vuoi, perché no? La parte di essere attivi, di aver partecipato a un evento, però se l'evento è così forte sembra che appartenga a tutti. Noi comunque, molti lavori nostri, abbiamo dato più volte sto titolo a molti nostri lavori, che voglio sentire il rumore di tutte le cose. Questi nostri amici musicisti con i quali abbiamo collaborato l'hanno inserito in un disco. Cioè l'hanno usato come strumento? Come strumento, allora, il rumore dei coriandoli è diventato parte del disco. Credo che la questione è una, è quello che lo spettatore diventa parte del tuo lavoro, è quello che poi si porta dietro. Una sorta di registrazione emozionale, cioè quello che rimane poi di proprietà dello spettatore, perciò alla fine non è soltanto colui che mette il piede su il coriandolo e lo rompe, ma è colui che ricorda l'evento, il momento, far cogliere con un occhio diverso qualche cosa che magari è sotto gli occhi tutti i giorni, sempre. Cogliere un momento affascinante, poetico. Grandi recettori nel senso. Di tutto. Siamo degli onnivori a 360 gradi, un po' dato per curiosità personale, un po' per forza di volontà di vita. Cioè poi alla fine siamo una stratificazione di tutto ciò che viviamo, cioè non abbiamo un percorso unico che ci porta a un risultato unico. Una grande pittura con il naso. Sì, delle pennellate per quei sensi che sono stati un po' trascurati. Descrivere un lavoro, ecco, parlare della tragedia con leggerezza, perché no? L'estetica della tragedia, l'estetica della,
della distruzione, insomma, cosa che in realtà si cerca di cancellare, ma che comunque in ogni caso si stratifica dentro di noi, cioè comunque si parla di gesso, si parla di materiali molto comuni, si parla Sì, di sono tecnologie estremamente semplici, cioè procedure legate alla tradizione. Io penso che l'artista spesse volte riafferma, cambia nel riaffermare Non meno. si lavora in due per lavorare meno, in Esatto. realtà è un No, processo. spesse volte si lavora per due e si Sì. lavora il doppio. Sicuramente tutto quello che è successo, il postmodernismo, la non oggettività, tutto quello, cioè l'oggettività dell'opera, perciò no, la non soggettività, noi la verifichiamo quotidianamente. Perciò ben venga che questa cosa si sia radicata e non a caso le coppie continuano ad esistere. È un metodo che comunque vivi quotidianamente, lo allarghi, ma è il metodo del lavorare come artista. Cioè, pensi, appunti, sottoponi. A te stesso in questo punto, a questo punto allarghi e sottoscrivi. Poi anche non è così lineare. Penso a Lia come il pubblico più severo e più onesto.